La seconda circostanza è sul problema dell'autopsia. Ho letto su alcuni giornali che alcuni giornali si meravigliano dei tempi dell'autopsia. Il problema in questo caso è che, non conoscendo le cause della morte di Noor Fadil, nulla si può escludere. Ci sono tracce che ci portano a ritenere la presenza di sostanze particolari, e quindi, d'accordo con i medici legali, si è pensato di procedere con cautela al fine di non esporre a possibili conseguenze dannose i medici che fanno l'autopsia. Per questo la salma è stata cautelata. È necessario procedere con particolari attrezzature tecniche. Noi abbiamo recuperato queste attrezzature tecniche anche con l'intervento che ci sarà dei vigili del fuoco specializzati in questo tipo di interventi, e quindi credo che nei prossimi giorni procederemo prima all'estrazione di alcuni campioni e poi successivamente, all'esito dell'analisi fatta su questi campioni, alla normale autopsia.